ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo appuntamento, in questa nuova partita della YouTuber League. Comincia oggi la fase di ritorno, si parte dal gruppo B perché è stata sorteggiata come prima partita Milan-Inter. Quindi non solo oggi c'è la prima partita della fase di ritorno, in questo caso appunto la prima del gruppo B, ma c'è anche il primo derby stagionale, perché né i gironi d'andata, né da una parte né dall'altra erano usciti derby. Invece per la fase di ritorno non soltanto Milan-Inter che si gioca oggi, ma anche Roma-Lazio che si giocherà poi a data da destinarsi, perché la prossima settimana saremo a Torino per Juventus-Roma. Ma intanto pensiamo al presente, e quindi per saperne di più su questa partita e sulle squadre nello specifico chiamo accanto a me la mia spalla femminile preferita, nonché l'unica, Lasagna. Ciao Fede, come stai? Bene, tu come stai? Ti manca Sesp oggi? Sì, che non devo c'è? devo dire in conduzione un po' mi manca Edo. Però spero che poi magari alla prossima partita già Juve-Roma sia. Edo, non si sa. Facci sapere, insomma, perché noi siamo qui e ti aspettiamo con ansia. Però intanto c'è Milan Inter. Iniziamo a parlare delle squadre, infatti. Mi racconti un po' qualcosa in più, nello specifico sulle due squadre, certo. Come arrivano a questa partita? Partiamo dal Milan con la new entry Danjic. Benvenuto alla YouTuber League, glielo diciamo. Benvenuto, esatto, Danjic. Ma soprattutto ci sono alcuni indisponibili, come per esempio Steve, che per motivi di lavoro non è potuto esserci, o Zoccolo Duro, che per uno strappo non potrà giocare oggi. Fortunato lui, ma non è l'unico infortunato. Esatto, occhio. Infatti anche il rosso oggi stringerà i denti e proverà a giocare, nonostante abbia avuto dei problemi di salute proprio questa mattina. Quindi emergenza Milan, emergenza Inter Milan. Favorita? Beh, io Fede sai che quando mi sbilancio succede il contrario. Scusa, l'Inter è reduce dal 5-1 con la Juve e poi ha una new entry. Esatto, entra Enzuccio nel Benvenuto Inter, anche Enzuccio alla Benvenuto YouTuber League. In YouTuber League. Come hai visto la squadra finora, fino a questo giro di boa, e soprattutto quale sarà il tuo apporto? No, sinceramente io non ho visto un cazzo. Posso dire parolacce? No, se dico la verità, sì, la YouTuber League l'ho visto qualche clip su TikTok, è apparso anche su YouTube qualche volta, ma io sinceramente, a parte Gilbert e Frattino, non so, però so che porterò tantissima ignoranza, ma soprattutto tanta cultura. È carta bianca, non conosci gli avversari, non conosci la squadra. No, è più bello così, no? Vai un po' all'avventura, che se sono forti te ne vai in panchina, se sono scarsi te ne puoi approfittare e fare 2-3 gol. Siamo qui con Brogna, capitano del Milan, che in questo momento sta affrontando un momento non proprio facile per la squadra. Volevo chiederti quali sono le responsabilità di un capitano in questo momento, quali sono le tue responsabilità? Allora, dai commenti vedo tanto nervosismo nei confronti di Brogna, vai in pensione, ritirati, vergogna, risponderò in campo. Nel caso non dovessi segnare tagli da sta parte. Come sarà oggi la partita? Come te l'aspetti? Ma sicuramente, secondo me, è molto equilibrata e noi abbiamo il rancore della finale persa, quindi daremo il massimo per vincere. Siccome di solito ne vincono una loro, una noi, questa volta sta noi, quindi speriamo. Ma te come stai oggi? Sto bene, ho avuto il cagotto fino a 20 minuti fa, ma non è importante. Però volevo far vedere un piccolo dettaglio, mi sono dimenticato la maglia. Beh, direi che comunque porti in alto il nome di un grande giocatore della tua squadra. No, è anche per far capire che siamo un gruppo solido. Quindi vabbè, a sto punto per questa partita, merda, merda, merda. Vuol dire per portar bene. Merda, merda, merda nel dubbio, Inizio a farti complimenti per la vittoria schiacciante da cui siete reduci a Torino. E volevo chiederti a questo punto come inizia l'Inter questo girone di ritorno. Allora, dobbiamo ripartire naturalmente da quella partita lì, dove abbiamo dimostrato comunque di essere, secondo me, una delle candidate ad arrivare alla finale. E io ci credo fortemente, i ragazzi sono anche molto convinti, quindi quella vittoria è servita tanto a livello di carattere. Come si riparte oggi? Non facendo cagare di nuovo. Questa è una risposta sintetica. Come si riparte? Che i ragazzi hanno discusso in realtà tra di loro. Va detto ci siamo un po' arrabbiati tra di noi. È uno sport in cui bisogna divertirsi, facciamo content, non è che andiamo a lavorare. Siamo degli influencer, no? Però no, in realtà ci teniamo a far bene, ci teniamo anche a rappresentare bene questo logo qua. E quindi abbiamo un po' discusso di noi. Speriamo di fare bene, dai. Signori, una voglia matta di giocare. Purtroppo siamo reduci da una sconfitta e da questa sconfitta dobbiamo ripartire. E oggi ci deve essere solo una squadra in campo. Ragazzi, voglio solo che anche se Gunther giochi dietro, se Gunther sta, posso andare dietro, non costa niente. Perché oggi dobbiamo vincere, perché siamo venuti qui per vincere. Perché siamo qui per l'Inter, per vincere. Perché la gente è come noi, non vuole Vogliono ripartire da colui che ha parato un calcio di rigore a Pipega, da Fantabet. Avrà in mano le chiavi della difesa nerazzurra, come sempre, Insa.
Accanto a lui per oggi c'è una novità in casa Inter, perché il compagno di reparto sarà Gunther, che adesso tra i migliori marcatori dell'Inter, ma gioca dietro. Tocca a Stefano Raimondi. Ha esordito con la Juve, ha fatto subito gol. Gilbert, Nana, Venom, la new entry nerazzurra. Sulla maglia il numero 11 e la scritta è il pombo. Ensuccio! Non si sa se è meglio con la voce o col mancino. Ematoshi! Pettinato, elegante come sempre, reduce da una doppietta, la sua prima con i colori che ha sempre amato. In questa nuova stagione con l'Inter, Andrea Frattino! E adesso è il momento del capitano dell'Inter, con la 10 e con la fascia c'è Gnabry! La musica scende e adesso ne sale un'altra, perché tocca a loro, arrabbiati, affamati dopo la sconfitta di Roma contro la Juventus. Vogliono redimersi, perché le tenebre non sempre arrivano per loro, e in particolar modo per lui, perché si parte da Ragnar, entra il Milan! Kevin Kalia! Pucci! La new entry rossonera col 69, Danjic! Oggi ha una maglietta dedica in onore dello zoccolo duro che prima ci ha mostrato in camera. Non con la 104 ma con la 3, il rosso! Per riscattare gli errori contro Instakeeper, per inquadrare la porta e sbloccarsi con l'11, Simone Berlini! Come sempre alle chiavi della difesa rossonera, con la 12, Angelo Carpani! Quasi più gol che presenze, con la 22, Marco Philadelphia! Adesso tocca a loro due, capitano e vice, vice e capitano, con l'altra 22, Harry Lazza! Intermerda! Tocca al capitano, tocca al numero 9 del Milan, Daniele Brogna! Vince oggi. Sul pallone Brogna, il calcio d'inizio del Milan, Ragnar è già più avanzato di Berlini e questo è un tema. Gilbert. Occhio che ha un po' di campo e vuole subito accendersi. Verticale, tocca Lazza, poi Ensuccio che prova ad iscriversi alla YouTuber League. Palla buona per Gnabry, primo dribbling. Sempre Gnabry che poi cerca di costruire, finisce per terra, non c'è fallo e quindi riparte il Milan con Lazza. Berlini, un po' di campo, a sinistra Philadelphia, la finta di Berlini, doppia e poi l'apertura per Brogna, tocca a Raimondi e calcio d'angolo per il Milan. La via sempre corto, stavolta Philadelphia, altro scambio. Difende su Gilbert, in mezzo a due, Kalia che finisce giù, dice di no l'arbitro, il pubblico non ci sta, poi no anche qui. E allora occhio perché è rimasto giù Ematoshi che è un problema. Due contatti molto dubbi, dice tutto ok l'arbitro, da una parte e dall'altra. Se non altro però metro di giudizio che abbiamo capito subito, perché non ha fischiato da una parte, non ha poi fischiato neanche dall'altra. E quindi questo deve essere per i giocatori un indizio sulla partita che sarà. Philadelphia. E poi il no look di Brogna, eh? Il no look e no touch anche. Però secondo me, Luca, nel senso questa è una giocata provata in allenamento anche da te diverse volte. Ma io sono fiducioso nel 9 del Milan. Brogna mi ha detto che tornava il gol oggi. Te l'ha detto proprio, coraggioso. Frattino. Raimondi. Occhio perché anche un buon destro Raimondi. Non è vero, non me l'ha mai fatto vedere, però intuisco che sia così. Alla fine Ematoshi a cambiare tutto verso Gilbert, che emula Brogna non controllando questo pallone, e poi lo consegna al centro sportivo accanto. Di testa sì, di piedi non sempre Gilbert. Va bene Gil, va bene, oh. Questa non so se è gonfia. Guarda quella sana. È tentato alla vita dell'arbitro. Carpani a cercare il lavoro di Brogna. Mezzo a due. Alla fine Fantabetta a toccare per ultimo. Calcio d'angolo per Milan. Il mestiere di Brogna. La pressione su Fantabet. Il calcio d'angolo che battono subito i rossoneri con Berlini.
Arriva anche Carpani, Berlini punta Matosci, la sposta, Berlini lascia adesso il pallone a rimorchio, ma c'è fallo! Ma adesso è bella punizione dal limite. Io vedo Brogna che è l'unico mancino in campo, Attenzione! Occhio perché c'è Brogna col mancino da lì, Mando il pallone! Ho un sogno che non vi dirò, ma secondo me è lo stesso di tutti presenti qui. In realtà sono due i mancini, c'è anche Ragnar che se ne va dicendo il capitano non si tocca, effettivamente. Occhio! Fischia l'arbitro. Parte Brogna! Deviazione! Calcio d'angolo! Aveva calciato benissimo! Benissimo! Vabbè, dai, benissimo. Come non lo so. Con le mani è pronto il rosso, direttamente da Gallia. Fantabette non la tiene? Occhio al contatto, Philadelphia, palla lì, Brogna! Occhio al contatto! Occhio al contatto! Calcio di rigore! Calcio di rigore per il Milan! Calcio di rigore per il Milan! Occhio che arriva Ragnar, Berlini vuole il pallone. Tutti dentro, adesso capiamo come stanno Brogna e Fantabette. Fantabette è impazzito. Il principe Berlini. Fratino che diceva vantaggio sul rigore non c'è. Io spiego, da regolamento il vantaggio sul rigore raramente si dà, ma c'è. Occhio perché parte Berlini! 1-0 Milan! Si è sbloccato Simone Berlini che porta avanti i rossoneri. E comunque cosa ha fatto Daniele Brogna, signori? Questo è suo, Si è conquistato il rigore credendo nella possibilità di arrivare su quel pallone. Vantaggio Milan, Berlini che manda baci un po' a tutti. Eguaglia i gol di Marconi in questa edizione della YouTuber League. E allora si riparte dall'1-0 per il Milan con l'Inter che vuole reagire. E con Fratino che vuole prendersi la squadra sulle spalle come già fatto contro la Juve. Gilbert Ragnar che si è messo i guanti. Come mai? Non lo so. Segnale forte, dato al calcio da parte di Ragnar. Colpetto Gilbert, poi ricomincia Brogna, Fantabette, Fantabette, occhio a Philadelphia, destro, Fantabette! Gallo, Fantabette! Calma, calma, calma! Gilbert, con calma! Che cosa? Occhio al pallone per Brogna, ancora Brogna la difende, si gira e poi Gallia morbido, deviazione, Berlini palo e poi Philadelphia alto! Chiesta e non ottenuta la deviazione. Che Milan! Bravo Marco! Perché l'Inter poi, da un punto di vista di individualità, fa tanta paura. E adesso attacca con Gilbert. Entra su Calia. Non c'è Fratino. Doppio passo ancora di Gilbert. Poi Fratino. Quasi gliela porta via. Posta. Va dentro. Grande palla! Grande palla! Di Fratino! E Gnabry fa 1-1. I soliti due. Come contro la Lazio. Fratino per Gnabry, quella volta di testa, stavolta palla a terra, che azione, che palla, che gol, 1-1. Va bene raga, oh! Se vuoi c'è Fanta anche, sali, sali un po'. Più lo accendi, più dal minuto. Ha fatto una giocata che va bene. Gnabry. Gilbert, ma c'è Lazza. Philadelphia dentro per Danjic che è entrato in campo al posto di Brogna che non ce la faceva più. Occhio a Philadelphia, sempre con le giocate in mezzo a tutti, chiuso per Danjic, primi minuti, primi palloni in rossonero mentre Lazza viene messo a sedere da Gnabry. Occhio a Gilbert. Gilbert da? scusate, fisicamente simili, fisicamente anche tecnicamente per quel tipo di giocata. Rosso centrale su Philadelphia, 1-2. Sempre rosso! Sempre rosso! Ragazzi, poi intervento su Calia. Il rosso da spettacolo. E il Milan tiene il palleggio con Berlini che si accentra. Occhio a Simone Berlini, le sterzate. E poi deve ricominciare da Carpani. Occhio perché... Ti è fatto malissimo Berlini. Fratino ha chiesto subito scusa, molto impaurito, perché si è reso conto. Vado a controllare un attimo che si è fatto Berlini. È fallo, ma non l'ha fatto apposta. Non ha rimesso il piede sotto. Lo so, ho visto. Respira, lasciamogli pure un po' di... Infatti, raga, lasciamogli un po' di... Un applauso a Simone, dai ragazzi, forza.
Allora Marco, raccontami un po', anzi no, racconta a Luca, io non esisto. L'idea era di Luca, quindi dillo a Luca qui. Niente di grave, insomma. Era più la paura rispetto a... Simo, come stai? Facci un cenno, ci sei? No, no, si è percepito, l'importante è che stai bene. Pratino. Centrale, Raimondi di prima, per Gunther che rientra, Gunther, deviazione, poi Ragnar, che ha preso Ragnar, forse aveva toccato Lazza, più che tiro di Gunther, ho un dubbio. Deviazione, ma Ragnar l'ha presa bene. E la prende ancora, poi la rimette subito in gioco per Berlini, ma c'è Raimondi. Rosso, un'altra giocata su Gilbert, tiene botta, mette il cross, tocca Berlini, occhio al tocco, calcio di rigore, mano! Ancora calcio di rigore, ancora calcio di rigore per il Milan, è il secondo in 20 minuti. È logica a pallavolo, è logica a pallavolo, Bagger! Parte il rosso alla Giorginio a sedere. E poi l'esultanza, sempre molto sobria, del rosso, come la sua maglia, quasi come il suo rigore. Milan 2, Inter 1, con due calci di rigore. Arrivando Gnabry che vuole tenerla, rimessa con le mani per Gnabry, subito dentro, arriva Gilbert che la fa passare, poi rovescia, palla alta, l'Inter c'è, partita più viva che mai. Tancic, contatto con Gnabry che finisce giù, tutto ok. Arriva Gilbert, chiude Lazza che la fa sparire, sempre Lazza giù, non c'è fallo neanche qui. E allora occhio all'Inter che attacca con Fratino, Fratino alto! Solo Andre! E poi occhio che sta ripartendo Fratino, Ragnar non l'ha tenuta, ma arriva Lazza. Carpani. Dino Berlini, eccolo qui. Parte sempre da destra, tenta rientrare con Gunther che lo tiene lì, raddoppiato da Gunther e Fratino. E quindi ricomincia Ragnar su Lazza, perché il dribbling passa in qualche modo su Fratino, trova campo Lazza, Philadelphia, fallo su Lazza, punizione per il Milan. In tutto il primo tempo Ragnar non è ancora uscito dalla sua area, mi sembra... Però effettivamente sono anche avanti 2-1, sai, un momento molto... Ragnar è show prima di tutto. Lo stai provocando, gli stai chiedendo di uscire. Infatti, eccolo qui, la vuole battere lui. Fischia l'arbitro. Ragnar dentro, che idea. Berlini al centro. Di tacco Philadelphia. Che azione! Di tacco Philadelphia. Che cosa abbiamo visto? 3-1 per il Milan. Voilà, Marco Philadelphia. Va dritto ad abbracciare off Samuel. Un gol fantascientifico del Milan. Fa vlogga Brogna, cosa sta facendo? Sta vloggando, ma cosa sta facendo? Non poteva non segnare anche oggi Philadelphia, tra le altre cose, con il vlog di Brogna. Questo è un gol bello perché c'è tutto: l'astuzia, il gioco di squadra, la rapidità d'esecuzione, il talento di Philadelphia che poi mette dentro col tacco quel pallone. L'Inter risponde! L'Inter risponde! Gunther! Con la rovesciata di Gunther! 3-2! Ma che partita è? Ma che gol stiamo vedendo! Anche Berlini che applaude Gunther! Che spettacolo! Che derby! È tornato il derby di Milano e raramente ha deluso negli anni. Raramente! 3-2! No! No! Dal pubblico! Oh, Ragnar, non esulti più! Oh, sei buono! Sei buono! Insomma... Occhio alla palla interna, splendida! Ragnar! Ma che livello c'è in campo? No, ma che palla ha dato Fratino! Ognuno al suo! Occhio a Gilbert, che sterza ancora sul destro! Calcia largo! Che palla ha dato Fratino a Gunther! E non è la prima! Ragnar guarda il tifoso! Ragnar guarda il ma tifoso! Ma sono bambini! Di scavare, occhio a Gilbert che lancia lì e poi però la tocca mentre Gnabry la voleva, Gilbert non gliela lasciate, adesso è l'Inter a essere scoperta, il Milan a ripartire con Philadelphia che entra in area, palo clamoroso. Va bene, va bene.
Mario. È arrivato Sergio Cruz. Occhio perché buonasera. Campolunghi contro Cruz, allora, e Verona. Chi è che vince la prossima? Vabbè, commentiamo questa, la prossima si vedrà. Ragnar, alzare il pallone. Calia. Stato da Fratino. Fallo e punizione. Ma non c'è più tempo, finisce 3-2 che per il Milan. Che primo tempo! Mamma mia! Mamma mia, io vado da lasagna perché qui c'è da sentire un po' di protagonisti e c'è anche una sorpresa perché tra gli infortuni lato Inter è arrivato anche Pierino e adesso lo sentiamo per capire quando tornerà in campo. Come stai? Come sono le tue condizioni? Soprattutto quando tornerai a giocare con la tua squadra? Bene, no, ottime condizioni, dovrei tornare ottimisticamente tra un mese, quindi la prossima partita. Quindi io spero che vinciamo perché so che chi perde gioca la prossima, ok? Quindi io ho bisogno di quelle settimane in più, quindi oggi bisogna vincere. Simone Berlini, sei stato protagonista in questo primo tempo, hai fatto un gol, un assist, eppure ti sei fatto anche abbastanza male. Cos'è successo? Allora, Andrea, per sbaglio, credo mi abbia beccato quei tacchetti il tendine. Ho i tacchetti stampati, però ho avuto tanta paura, è stato molto più lo spavento perché io mi sono rotto il legamento della caviglia 8 mesi fa e sono ritornato a giocare qualche 2 mesi fa, quindi mi sono molto cagato addosso se per quello. Oh, ricordate che c'è la luce solare negli occhi del portiere. Oh. Allora, ascoltatemi. Non avete fretta. Non abbiamo fretta di attaccare. Siamo in vantaggio noi, calma. Soprattutto non perdiamo palla lì quando costruiamo, capito? Delle due ci mettiamo a posto e andiamo su. Perché in difesa non è che sono fortissimi. No, anzi. Capito? Non meritavamo più noi segnare. Appunto. E allora tutto pronto, manca solo il fischio dell'arbitro. Si può andare con il secondo tempo. Occhio, perché lo spettro dei rigori, Luca, non è così remoto, eh. Noi lo sogniamo. Io lo sogno personalmente tantissimo. Si riparte, seconda metà di Milan-Inter. Ha fischiato l'arbitro. Parte Fratino Ragnar, prima con i pugni e poi con le mani con i piedi a mettere via il pallone. È stato bravo che non l'ha lasciata lì. È vero, con i piedi molto bravo col riflesso. Angolo battuto su Matosci che torna da Gnabry. L'Inter adesso attacca con insistenza. Cross messo fuori. Va bene. Solo Gabri. Gnabry. Sali. Occhio perché c'è capo per Gnabry. Che giro aveva preso. Che giro aveva preso quel pallone. Ragnar a respingere, poi Berlini a ripartire. Dentro Philadelphia, Berlini ha sterzato internamente molto bene. Ancora Berlini, vince un rimpallo. Lazza. Aperto Philadelphia, lascia ancora Lazza che riapre di prima. Che azione del Milan, poi non segue Lazza, ma sta giocando veramente bene di squadra il Milan. Dietro alle posizioni. Gnabry. Brogna gli si è aggrappato. Però occhio alla palla per Gnabry. Destro Ragnar. Milan da un punto di vista di armonia è cresciuto tantissimo rispetto alla partita contro la Juve. Gnabry e Matosci. Uno contro uno con Rosso. Palla a rimorchio. Fratino! Che bel destro! Non gira abbastanza. Gilbert. Fratino. Deve girarsi dalla parte giusta. Andare con Berlini che lo insegue. Derby casalingo. Bella uscita del Milan con Berlini che però consegna a Gnabry. Poi arriva anche Lazza a rimorchio, ha ragione lui. Lazza in porta! Oh! Alto. Philadelphia. Domestica il pallone, sombrerino. Poi Gilbert. Quello con Lazza. Gilbert se lo mangia e vince un rimpallo. Sta uscendo Ragnar. Esce Ragnar. Veloce, esce batti, Ragnar. Batti. Che deve anche tornare in porta. Perché la rimessa è per l'Inter e batte Gnabry. Verso Fratino che non controlla benissimo. Poi prova a rimediare, andare sul destro, anche pensare al tiro. Eccolo! Si molla Carpani in quella zona. E riesce a tenerla. Fuori Philadelphia. Scelta coraggiosa. Mastro 5. Scelta coraggiosa. Mi piace Mastro 5 quando fa queste cose. Il graffio del mister. Gilbert. Riaprire su Gnabry. Dentro in Succio. Contro viene Fratino. Velo di Fratino. Arriva Gilbert. Sinistro di Gilbert. Se tu ridi mentre io dico sinistro. Ma perché? Raimondi. Occhio che sale. Poi tocco orizzontale su Fratino. Fratino col sinistro. Lazza. Riesce a rinviare, a ripartire. Poi Gnabry chiude, ancora Fratino col petto, prova a metterla giù, poi calcia, deviazione. Va bene, dai. Adesso l'Inter spinge, preme sull'acceleratore, vuole questa rimonta.
e Matosci. Ritorno su Fratino, che vuole accelerare su Lazza, prende il fondo e crossa. Ragnar, occhio che Fratino resta lì in zona, si è forse fatto male. Sta ripartendo però il Milan, gioco fermo. Buttala! Gioco fermo perché Fratino è rimasto giù. Pucci chiede il sostegno dello staff medico, perché si è fatto male Fratino. Marco, che è successo ad Andrea Fratino? Però si è ripreso, sta bene, può giocare. Bene. Punter è pronto? Da qualche istante. Fischiato l'arbitro. Parte Gunther! Ragnar in due tempi e poi subito su. L'Inter è scopertissima. Dancic che rientra. Gunther con la mano. Calcio di punizione per il Milan. Bravi, ora è sacrificio! Dai, sacrificio, ora! Questa possiamo chiamarla Mattonella Carpani. Prima deve segnare e poi possiamo dire. Poi diventerà Mattonella. Che la chiami prima Mattonella Carpani? Mi sembra eccessivo. Giustamente si gira e lo fa notare. Ora però arriva il fischio. Parte Carpani, non si abbassa. Rimessa per il Milan che fa passare i minuti, i secondi, gli istanti di questa partita, di questo secondo tempo. Occhio all'Inter con Gunther. Carpani di testa, la lascia lì ancora Gunther! Come nel primo tempo Gunther. Tanto ti dico che mancano 5 minuti più recupero. Berlini esce dal traffico. Rosso. Verticale per Dancic, dentro Berlini, Dancic, che giocata! Dancic! Ha toccato Fantabet, poi arriva l'altro contatto! No! No! Non c'è! Non c'è! Non lo so. Dubbi però sai, sarebbe stato il terzo calcio di rigore. Però capisco anche la mente dell'arbitro in questi momenti. Guarda come l'hai entrato. Vuoi farli male? Oh! Hai fatto un gaso! Carpani. Sposta internamente, poi calcia. Pallone respinto, zona Berlini che la sfiora, palla che però diventa buona per Fratino. Solito duello in famiglia con Berlini. Morbido al centro. Philadelphia che è rientrato. Occhio a Gilbert. Rientra Gilbert, cerca spazio. Ha tanti addosso, il campo è poco. Arriva Gunther. Finta di Gunther che si accentra. Poi va verticale su Gnabry che cerca Gilbert, palla timida. Il rosso allontana, palla per Dancic. 2 contro 5. Dancic dentro per Philadelphia. Raimondi. Qua troppo altruista, qua doveva andare a calciare lui. È vero, forse poteva. E il pombo. Che sacrificio difensivo di Ensuccio. E infatti poi si emoziona. Berrini col dribbling. Calcio di punizione. Calcio di punizione per il Milan. C'è Lanza. Che ha segnato in finale di Summer Cup contro l'Inter. Fischiala. Parte Lanza. Fantabet. Parata importantissima per tenere in vita l'Inter. Rosso che passa su Gnabry. Prende il fondo. Lascia Dancic che sterza. Poi Philadelphia. La vorrebbe Carpani, eccolo qui Carpani, esce in pressione il Succio, Carpani guarda la porta, Carpani calcia, ingloba Gilbert e poi lanza Fantabet! No, Fantabet no. Con riflesso, di piede Fantabet! Calcio d'angolo Milan, Philadelphia sul secondo palo per Carpani che colpisce ma non trova la porta. Philadelphia, Gilbert, che allontana bene, la testa di Dancic, poi lanza col petto, Fratino a chiuderlo, a ripartire. Corre Fratino, si apre Gilbert, Fratino va in porta! Va in porta! Andrea Fratino segna nel derby e l'Inter rimonta 3-3! 3-3! 3-3! E ora Fede li sono. Signori, come Roma-Napoli, da 3-1 a 3-3! Non c'è Crispo in campo, quindi o qualcuno fa Crispo o si va ai calci di rigore. Andrea Fratino! Ragnar. Bucci. Chiuso fallo. Punizione per l'Inter, il Milan. Sono due squadre. Sì, perdiamo tempo che voglio i rigori. Sì, diamo un po' di gialli. Cartellino per Gnabry che era diffidato e salterà Inter Napoli. Quelle cose assurde. No, noi stiamo scherzando. Gnabry non era diffidato, okay. Eri diffidato? Eri diffidato? No. non lo so. No, vabbè. Gilbert Carpani centravanti. Adesso ricordo un po' tutti.
in particolare Venom. Rischia Venom per arriva Gunther, palla su verso il pombo che la mette giù e poi la lascia lì perché si è tipo buggato, si è messo in pausa. Palla che gli torna però. Berlini in copertura, Berlini che porta via quel pallone, lo rinvia quanto può per Philadelphia, Inter scoperta, Philadelphia col cucchiaio! Yeah! Col cucchiaio! Che gol! Marco Philadelphia! Che gol! Mamma mia! Che gol! Porta male! Porta male! Che gol! Ma Brogna blocca! Ma cosa sta facendo? Ma Brogna cosa sta facendo? 4-3 per che il Milan! Gol! Philadelphia quota 6. Mamma mia, è lì, eh? Tu sei a quota 8? Con la Roma 10. Ah, ok. Grazie per avermelo detto prima, almeno mi preparo psicologicamente. Cinque minuti da adesso. Oh, non è finita. E Fratino subito! Dai, dai ancora, oh, 5 minuti. Mamma mia. Signori, 4-3. Che gol ha fatto Philadelphia, ragazzi. Occhio a Dancic, se lo mangia Gilbert, quindi Gunther. Gilbert. Fallo punizione. Bello, bello calcio qua. Di punizione. Bello da qua. Metti la centrale e stai sul tuo palo. Metti la centrale e stai sul tuo palo. Punta i passi, Fratino. Fratino sulla linea in rosso. In rosso. Sulla linea in rosso. Sulla linea. Calcio d'angolo per l'Inter, già battuto, Venom la fa girare sopra la traversa. Cosa ha preso Rosso? Sulla linea. Mamma mia. Battuto corto, sempre Fratino. Tiene il pallone, vuole creare qualcosa, lo difende, poi fuori per Gunther che però la perde. L'Inter non ha difensori, corre Dancic, dentro ancora Philadelphia. Lomima Lazza, è finita, ha vinto il Milan 5-3. Niente, Philadelphia è arrivato a 7 gol meno 1 su campo lunghi. Niente, non posso riposare. Come Roma. No, no. Inter riparte per l'ultima azione della partita, quantomeno per limitare ormai la sconfitta che ci sarà, perché non ci sono i tempi tecnici. Gnabry segna! Gnabry segna il 5-4, l'arbitro fischia 3 volte, ha vinto il Milan il primo derby stagionale, quello della Madonnina, come in finale in Summer Cup. Vincono i rossoneri con un super Marco Philadelphia, nonostante la rimonta dell'Inter eroica da 3-1 a 3-3, ma poi nel finale 2 gol subito in contropiede per l'assalto che avrebbe portato quantomeno ai calci di rigore. Ed è una maledizione, Lu. I rigori quest'anno non li vediamo, è incredibile. Comunque, hai segnato tu l'ultimo. Ha segnato Gilbert l'ultimo. Pensavo segnabri, invece Gilbert di tacco lo dedica a Pierino. Gol più inutile della storia. No, ma è un compagno di squadra. Guarda che, no, io non sono d'accordo con Gnabry perché c'è la differenza reti. Se si arriva come all'andata, Gilbert ti porta in finale. Infatti non avevo finito la frase, forse. Ah, ok, a posto. Cambio di Kevin Kalia, che ha fatto riposare momentaneamente un Marco Philadelphia, è stato premeditato da me e Mirko, che l'abbiamo studiato proprio apposta perché Berlino ha detto: oh, come? A Philadelphia! Calma, lo rimettiamo! Decisione cruciale! Calma, lo rimettiamo quando serve. Infatti, ultimi 5 minuti, tac! Abbiamo vinto, giusto? Io ti volevo chiedere, sul 3-3, speravi che si andasse ai rigori o speravi appunto di ribaltare la situazione? Speravo di vincere, non è che speravo in qualcosa tra i rigori o fare un gol. Siamo stati i polli, sul 3-3 c'era l'inerzia dalla nostra parte, abbiamo spinto troppo e Marco ha fatto un gran gol. Vogliamo sentire i pareri degli allenatori, iniziamo con Mirko, che ti faccio i complimenti per il gioco di squadra che ha fatto appunto il Milan oggi. Oggi è migliorato quello, vanno fatti i complimenti alla squadra avversaria, questa è stata una partita episodica. Quindi passava un tassello da una parte o dall'altra e cambiava totalmente il risultato. Ha ragione Mirko, è stata una partita un po' di episodi, però loro onestamente hanno avuto una grinta che per noi è mancata nei primi minuti. Poi ci siamo ripresi dopo il gol dell'1-1, ci siamo fermati tanto, i ritmi sono abbassati, abbiamo perso un po' la cattiveria di riprenderla.